Buongiorno, bentornati a questo nuovo appuntamento con a tavola con Siprec. Siamo in compagnia del cuoco Filippo Lamantia, dell'omonimo ristorante all'interno dell'Hotel Majestic a Roma, e continuiamo su questo filone che ci vuol portare a confermare come sia possibile oggi coniugare la buona tavola con la salute, perché mangiar bene fa bene ed è un po' il motto che la Siprec, la Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare, sta portando avanti attraverso questa web TV che ci mostra un po' quelle che sono le ricette che possiamo tentare di ripetere anche a casa. Io direi allora con Filippo Lamantia, facciamo questo viaggio nella cultura tradizionale della Sicilia, perché i piatti e tutti gli ingredienti, mi è stato detto di raccomandarlo, sono rigorosamente dell'isola, per capire un po' questo nostro primo piatto di oggi. Va bene, oggi faremo una pasta, che è un pochettino l'argomento che preferisco di più in assoluto, perché se a me mi dicono cosa ti piace cucinare di più, io dico la pasta, perché la pasta è praticamente che si adegua un sacco di condimenti, diversificazioni, di fantasie, quindi la pasta per me è una tavolozza piena di colori. In questo caso oggi faremo una bavetta, una pasta lunga quindi, di grano duro, con un pesto che contiene il sedano, il basilico, la mandorla, olio crudo, capperetti, ok? E frulleremo un pochettino di polpa di arancio per dare un fondo che avvolgerà in maniera totale appunto questa pasta. Benissimo. E allora, iniziamo con i nostri ingredienti. Prendiamo sempre il nostro bel cutter, mettiamo due capperetti, un gambo di sedano, qualche fogliolina di basilico, due pomodorini per dare un po' di colore, ci mettiamo dentro un po' di origano, che sta sempre bene, una manciatina di mandorle, sempre il nostro cucchiaio di olio crudo, non aggiungiamo né sale né pepe, perché già il prodotto è talmente gustoso che non è assolutamente di bisogno, lo mettiamo nella nostra base, ok. Abbiamo frullato in maniera grossolana, così da far vedere tutti gli ingredienti bene. A questo punto abbiamo calato la pasta, quindi praticamente controlliamo la cottura della nostra pasta e il pesto crudo lo versiamo nel nostro tegame. Ecco, nel frattempo abbiamo con noi anche il dottor Paolo Bellotti, che è primario di cardiologia presso l'ospedale di Savona. Allora, dottor Bellotti, mangiar bene fa bene, in questo caso è ancora più vero. Direi proprio di sì, sono quasi senza parole. Devo dire che anche questo piatto fatto da Filippo Lamantia è un piatto sempre molto ben bilanciato, che ha una caratteristica particolare, l'utilizzo delle mandorle, che non è molto comune in molte tradizioni, e però bisogna dire che le mandorle sono ricche di omega 3 e la quantità di mandorle che lui ha messo in questo piatto equivale circa allo stesso quantità di omega 3 che si trovano in circa 250 grammi di acciughe, di alici. Quindi un piatto salutare, perché sapete che gli omega 3 servono molto alle nostre arterie e alla nostra salute. Vi è un contenuto di grassi non bassissimo, 15 grammi, però è anche vero che è grasso buono, perché appunto le mandorle danno anche dei grassi polinsaturi, quindi ottimi. Le calorie totali sono 528, come dicevo prima. Per tutti i particolari del calcolo calorico, comunque si può controllare all'inizio della ricetta, che è riportato in maniera molto più precisa di quello che io ho detto. Ecco, comunque un buonissimo primo piatto, è un primo piatto dalla parte del cuore, proprio per questi omega 3, ma anche sicuramente per tutti gli altri componenti naturali che ci sono. Sono tutti pomodori, aromi, verdura, cioè mette qualcosa di incredibile. Devo dire che
prima parlavo con Filippo Lamantia sulle caratteristiche della sua cucina mediterranea. Il fatto che lui non usa cipolla e aglio, però usa moltissimi sapori, che, aromi che valorizzano ulteriormente la cucina, in ogni caso sono buoni per la nostra salute. Ma io definisco, però non ho nulla contro l'aglio e la cipolla, che nessuno mi accusi di depennare dalla vita di tutti aglio e cipolla. Il fatto è che a me non piacciono e poi penso io personalmente, per il mio piccolo mondo, che coprano appunto tutti i profumi che uno utilizza in cucina. A volte uno mangia un pesce con l'aglio e non senti il pesce, che probabilmente è freschissimo, però l'aglio che fa benissimo alla salute, però copre il sapore dell'ingrediente che stai per mangiare. Tutto questo qui è importante, quindi aglio e cipolla si possono assolutamente mangiare per quanto riguarda prevenzione cardiovascolare, sì. Però guardate quante possibilità di scelta ci sono nel scegliere di mangiare bene variando gli aromi e i gusti. È un'alternativa alla cucina che probabilmente fanno tutti, tutto qui. Quindi. Allora, la pasta è, diciamo, pronta, ora la mettiamo intanto qui, adesso trito un pomodorino, aspetta un attimo, un pomodorino. Questa è la julienne? Sì. Lo mettiamo sia qui, aggiungiamo due pinolini, ci mettiamo un altro goccio d'olio. Ecco, una spolveratina di pepe non guasta mai, ma proprio appena appena. Sta venendo l'acquolina in bocca a tutti, ve lo dico. E andiamo a formare il nostro piatto. Ecco qua. Allora, le pinze. Cerchiamo di fare una cosa esteticamente gradevole, però la funzione del piatto è molto soggettiva. Ecco qua. Benissimo. E questa è la nostra pasta. Allora, io ringrazio il nostro ospite in cucina oggi, Filippo Lamantia, per questo primo piatto colorato, gustoso. Speriamo. Speriamo, ora assaggeremo. Assaggeremo. E sicuramente dalla parte della salute. Questo è un po' il messaggio importante che vuole lasciare Siprec. È possibile cucinare sfruttando tutto quello che abbiamo in Italia secondo i dettami della dieta mediterranea ed è possibile mangiare bene sapendo di far bene a se stessi. Questo è il messaggio che ci lascia anche il dottor Paolo Bellotti, che ringrazio e do appuntamento a tutti alla prossima puntata.